Buonasera a tutti amici di Betty e Marco. Allora, stasera vi prepareremo una ricetta facilissima, però golosissima, vero amore? Sì. Allora, faremo una focaccia, ovviamente non impastata, quella istantanea, velocissima, con degli ingredienti buoni buoni. Andiamo a vedere intanto cosa ci occorre. Due uova e le vado ad aprire direttamente in una ciotola. Uova di coccodrillo queste. Uova di coccodrillo oggi Anzi, queste sono. sono uova di piccione. Intanto grazie per la pasta. Com'è venuta questa pasta? Meravigliosa. Ragazzi, fatela perché veramente è venuta buonissima. Allora, due uova, 30 grammi, ho misurato in grammi, tutto in grammi, 30 grammi di latte Ok. e mettiamo da parte, 30 grammi di olio extravergine. È facilissima e poi veloce veloce, qui piace a tutti. Prendiamo una forchetta e cominciamo a girare. Quindi abbiamo messo due uova, 30 grammi di latte e 30 grammi di olio. Andiamo al formaggio, formaggio 35 grammi. Cos'è? Questo è parmigiano, potete usare qualsiasi tipo di formaggio, grana, pecorino, quello che più vi piace. E lo andiamo a mettere dentro. Ok. Ok. Si gira. Sì, basta una forchetta. Facilissima, Facile, facile. ma io per i nostri amici scelgo sempre cose semplici e molti di voi mi dite gustose, quindi Io buone. soprattutto di io, sono Vabbè, tu gustoso. collaudi tutto. Dopodiché andiamo a mettere la nostra farina 00, 150 grammi, un po' alla volta, e 00. giriamo 00. Ok. Dobbiamo metterla tutta. Allora, amici, una volta amalgamato tutti i nostri ingredienti, quindi con una semplice forchetta, andiamo a mettere l'ultimo ingrediente che è il lievito istantaneo per salati. Che sarebbe questo? Esatto, io uso Pane questo perché mi trovo bene, ma ce ne sono di diverse marche, insomma, quello che e vendole. volete Tutta la comprare. bustina? Tutta la bustina. Ok, Ok. lo andiamo a versare, non c'è bisogno di setacciare. Ok, adesso con la forchetta lo facciamo amalgamare a tutti gli ingredienti. Allora, amici, abbiamo amalgamato anche il lievito. Basta una forchetta, una frusta. Io questa la faccio direttamente con la forchetta perché mi trovo meglio. Abbiamo scelto stasera una bella teglia a forma di cuore. Siamo romantici qua. Senza motivo, così. Ok. Ovviamente non verrà una focaccia immensa. Se volete farla più Vabbè. grande, raddoppiate le Ah, ma dosi. questa è la mia. Allora, andiamo a mettere una parte dentro la nostra teglia e la andiamo a spargere. Aspettate che prendo la spatolina che mi viene meglio. Quindi viene una. Ah, quindi si informa, giusto? E certo, amore, ma cruda la puoi mangiare mai? No, che ne so, si friggeva. No, amore mio, non si frigge. Quindi si sparge Tutta, ovunque. non vorrei sporcarti. A me, non ti preoccupare. Ok. Tanto mi sporcherò mangiando. Allora, una volta messa la base della nostra focaccina, andiamo a mettere gli ingredienti che più vogliamo. Io oggi ho scelto il crudo. Gioia, non ti permettere. No, 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 no. Non ti permettere, non ti permettere. Ce n'è un pezzettino Allora, per me e Alessio. Mettiamo prosciutto crudo. Gli Lo Alessia non possiamo sistemiamo. resistere. Dopodiché ho scelto dell'Emmental, quindi molto Buonissimo. delicato, sì. E la Ma mettiamo bella. naturalmente uno può mettere quello che vuole Certo, assolutamente. Possiamo mettere funghi, possiamo mettere dentro. Il prosciutto, tritato, possiamo. la carne. Ok, dopo aver riempito crudo ed Emmental, andiamo a mettere la seconda parte, tutta a copertura. Mamma, che buono questo formaggio. E viene pure buona questa focaccina. Ok, andiamo a ricoprire la nostra focaccia. Adesso Ma la sistemo. ci vuole molto per cuocere. 30 minuti la controlliamo. È forno statico 180 gradi. Perché già ho fame. Devi aspettare, amore mio. Ma ti rendi conto che neanche i bambini dicono ho fame tutto questo Ale, tu tempo? hai fame? Sì. Ok, Pure ma Alessio. non lo dice, amore. Pure Ok. Aspettate perché ho dimenticato un Alessio. ingrediente. Quello segreto. Non è segreto, quindi Segretissimo. spargiamolo e copriamo tutto il sopra. Allora,
Allora, amici, per finire, ma questo ovviamente è un ingrediente facoltativo, io metterò dei semi di sesamo tutta sopra. Semi di sesamo? Sì, sì. Mamma, che sono buoni, io li mangerei così. Io pure. A mucchietto. Noi chiamiamo cimino. Il cimino. La faccio bella piena, che a noi piace. Adesso ho già il forno acceso, 180 gradi per 30 minuti almeno. Ok. Guardate che carina, che se viene buona... Certo che viene buona. E io che ne so, mi con la ricordati certezza. Che questo è il mio cuore e quindi me lo mangio io. Va bene. Andiamo a infornare. Andiamo a infornare. Quindi abbiamo detto 180 gradi. 180 gradi per... almeno 30 minuti e la controlleremo. Forno? Statico. Allora, amici, la nostra focaccina è pronta. Mamma, che meraviglia. Il nostro bel cuore. Apriamo i nostri cuori. Oh, il mio cuore è segno d'amore. Sì, la vorrei un attimino, solo che è bollente, aprire. Aspetta, non ci riesco col guanto. Prendo la livella. No, amore, ma quale livella? Serve... Oh, oh. Perfetto, vediamo se si stacca. Una delizia. È dentro, perché allora, è buona. Come dentro. Forma è venuta bella. Ora un minuto. Come forma, io dico anche come sapore, dovrebbe essere buona, solo che si dovrebbe staccare, ma questi sono gli imprevisti. Allora, amici, la voglio mettere in un piatto. Siamo riusciti a toglierla. Sì, poi praticamente questa teglia, anziché sotto, si da alza. Sotto, sì. Va bene, queste sono tecnologie. Sì, queste sono le mie teglie. Le sue teglie però, le teglie che usa Marco. Mamma, è venuta una delizia. Anch'io penso questo, anche perché dentro, diciamo, che è ben condita. Ci sono qua dentro tutti i miei sentimenti in questo cuore, amore mio. Tutti i miei sentimenti. Allora, amici, io vorrei tagliarla. Devi tagliarla. Per capire e assaggiare soprattutto. Apri il cuore, però non me lo spezzare con il cuore. Ma come faccio a rimanere seria io davanti alle sue battutelle? Allora, cosa faccio? Questo? Il ventriloquo sinistro. E allora, vediamo questa focaccina. Questa è la tua, questa è la mia, ma questa è la meno condita, però. No, che meraviglia. Che meraviglia. Ragazzi, io un morsetto glielo devo dare. Attenta che è calda. Comunque è venuta ottima questa focaccia. Anche come spessore. Com'è? È morbidissimo. Aspetta, la provo io, amore. Mamma, che buona, ragazzi. Guardate. È bollente, ma è buonissimo. Dai un altro pezzo di qua. Ma l'avete visto, è semplicissima, Da fare veramente. Una delizia. Ovviamente l'interno, decidetelo voi, sbizzarritevi, però il crudo, devo essere ci sincera, sta benissimo. Non ci sta male, crudo ed emmental. Ma io qua vedo anche funghi, prosciutto cotto, funghi. Io vedo fette di carne. Lui vede fette di carne ovunque. Allora, è una ricetta molto molto semplice. Se volete farla più grande, raddoppiate la dose e vi verrà più grande. Spero che vi sia piaciuta, è una ricetta velocissima. Grazie di tutto, anche per la pasta, ci avete fatto dei complimenti meravigliosi. Noi ci vediamo domani con le ricette di Betty e Marco. Giustizia per la nostra piccola Beatrice. Vi vogliamo bene. Ciao, ciao amici a tutti. Ciao.